19 dicembre, siamo a Pomezia, siamo in compagnia di Mina Welby. C'è stata una rievocazione di alcuni scritti di Piero Welby e ovviamente della storia, abbiamo ricordato la storia di Piero Welby con Mina, con Paolo Izzo, che ha fatto delle letture e ci sono state parecchie persone, e volevo parlare adesso con Mina perché volevo approfondire una cosa che lei ha citato. Ci sono delle persone che si rivolgono a un'associazione che Mina anima, adesso non so con quale ruolo, se ci sono un presidente, perfetto, si chiama SS Eutanasia. Ecco, volevo che si parlasse un pochino di questa cosa, che è un'evoluzione in qualche modo della battaglia di Piero, in qualche modo qualcosa di più organizzato rispetto ad allora, che si stava veramente all'inizio. Noi con Marco Capato e Gustavo Fraticelli abbiamo fondato questa associazione SOS Eutanasia per aiutare persone che vogliono andare in Svizzera e avere anche aiuto finanziario se per esempio sono poveri e non possono aiutarsi, e dare informazioni su come arrivare in Svizzera con le diverse associazioni svizzere. E dalla primavera, da quando è stata fondata questa associazione a marzo, abbiamo avuto 85 richieste, di cui non so quante siano andate in Svizzera, hanno avuto informazioni, hanno poi tante volte loro non chiedono più a noi e non dicono quello che fanno, per loro è importante che abbiano le informazioni, ma credo che qualcuno ci sia andato e abbia concluso la propria vita in questa forma. Ci sono poi persone che ci aiutano, tipo Max Fanelli. Max Fanelli però aiuta più l'associazione di Luca Coscioni, che è un'altra cosa. Noi non siamo dell'associazione Coscioni. Io sono anche presidente dell'associazione Coscioni, però questa è un'associazione a parte, al di fuori. E noi questa associazione, appunto, noi rischiamo giorno per giorno di essere arrestati perché imputati di aiuto al suicidio, che è l'articolo 580 del codice penale. E io immediatamente ho detto di sì, che sarei assolutamente d'accordo di impegnarmi anche in questo, perché è una cosa ingiusta che solo persone ricche possano andare in Svizzera e altri no, e oppure persone che conoscono e sanno muoversi. Ci sono delle persone che io per esempio ho avuto delle conoscenze di persone che non hanno avuto il computer a disposizione, quindi hanno dovuto scrivere lettere e non hanno fatto poi in tempo di andarci e sono morti poi in Italia. Naturalmente ho poi cercato di aiutare dando la possibilità di avere le cure palliative, insomma dando anche l'aiuto pratico, nel senso di dare un buon consiglio a chi rivolgersi, e questo per me è la cosa più importante, perché quando un viaggio diventa impossibile per la gravità della situazione fisica, la persona deve essere aiutata in altra maniera e consigliata in modo giusto, e deve essere fatto in modo che con le cure palliative abbia la sua morte dignitosa. E sono sempre molto grate queste persone, e anche i parenti, quindi anche dai parenti ho avuto riconoscimenti per questo motivo. Ecco, Max è dall'altra parte che spinge anche lui direttamente. Laura Boldrini, perché lui la conosce, lei è andata due volte a casa sua a sentirlo. Ma Boldrini non può fare nulla, perché sono i capigruppo, sono le commissioni che devono lavorare su questo, è la politica proprio che non si muovono, non si incentivano. Ma io spero che per esempio
noi abbiamo oggi letto, per esempio, sul Fatto di Dominique Bellati. Di Dominique, sì, Dominique. Infatti io di questo qua poi volevo parlarti, perché insomma Piero è stato in qualche modo pioniere nella trasformazione della sofferenza in iniziativa politica. Sì. Poi c'è chi l'iniziativa alla politica la fa politica, ovviamente in uno stato ovviamente di malattia grave, avanzata e senza speranza di cura, la fa con decidendo di morire. E quindi c'è stata questa differenza tra Max Fanelli, che cerca di sollecitare la politica affinché si parli di eutanasia in Italia, e invece appunto Dominique, che ha deciso di andare in Svizzera oggi, credo che sia in viaggio in queste ore. Sì, credo, non ho esattamente notizie ultime, non mi ha più messaggiato. E quindi io credo che Dominique, io la conosco molto bene, ho fatto con lei i tavoli e, 2 anni fa sono stata su, l'ho aiutata, perché lei era una tavolinara veramente di con forza e con tanta convinzione. E, lei col suo corpo vuole spingere la politica. Quindi il suo decidere di voler andare in Svizzera è un suo impegno fisico col suo corpo, di lasciarsi andare e andare in Svizzera, di far vedere che si può e si deve fare in qualche maniera, si deve aiutare le persone, e che il Parlamento lo faccia. Io spero che il Parlamento questa cosa la senta finalmente e si faccia qualcosa, che qualcuno si muova. Noi lo diciamo sempre che è una battaglia affinché si parli e si istituzionalizzi un diritto alla scelta. Perché come abbiamo visto e come tu hai raccontato in questo video che adesso si vedrà, qualcuno poi all'ultimo momento, e neanche tanto all'ultimo momento, ha anche rinunciato. Quindi è un po' come la vecchia questione, non so, il divorzio, l'aborto soprattutto, eccetera. Il diritto di scelta, affinché le persone abbiano diritto di scelta, non che siano obbligate a fare qualcosa. Esatto, esatto. È come per tutte le altre cose, sulla procreazione assistita, sulle coppie di fatto, che io voglio vivere con chi mi pare, o voglio andare via, anche il divorzio, per esempio. Tutte queste scelte nella vita, fin dall'inizio e fino alla fine, devono essere rispettate, perché in questo consiste il rispetto della dignità della persona. E Max Fanelli lo fa in modo veramente egregio, è un uomo che è completamente prigioniero nel suo proprio corpo, soltanto un occhio ancora ha in libertà di muovere e di comunicare con il suo scritto, dove impegna veramente ore per fare un brano. E lui lo fa in questa maniera. Lui non vuole morire, lui non ha detto che vuole morire, però fa lo sciopero della medicina, l'unica medicina che è contro la SLA, e questo naturalmente peggiora le sue condizioni. E io spero davvero che Max ancora duri e che abbia forza ancora di starci. Io veramente gli voglio veramente tanto bene, a lui e sua moglie Monica. Ringraziamo Mina, ricordiamo che la storia di Piero e Mina Welby si trova su YouTube in un video che si chiama Amiamo la vita, è un video del 2010 molto lungo, in cui c'è tutta la storia da dove emerge questo spirito di servizio che Mina ha avuto rispetto a Piero, e che ripropone oggi con Piero ancora in vita tra noi, perché questo possiamo dire, con Piero ancora in vita tra noi, anche se non nel corpo, lo ripropone al servizio di tante persone che soffrono. Grazie ancora Mina, in bocca al lupo.